prego, abbiate rispetto di queste persone. Fate in modo che l'ospedale Franchini non chiuda, per non rendere vani tutti gli sforzi fatti finora. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Chiede di intervenire anche il consigliere Apolloni. Prego. Grazie, buonasera. No, niente, mi ha anticipato praticamente, ha detto tutto Berardi. Io vorrei essere un tantino più incisivo. Ecco, io vorrei che lei, Tonini, non venisse più qua. Lei non deve... No. Lei è il terzo anno che viene qua, ci viene qua a prendere in giro. Perché qui si è parlato di tutto, ci sono fatti vedere un sacco di progetti e si è sempre taciuto sul fatto appunto che a Sant'Arcangelo manca l'attacco. Lei non ce l'ha mai detto, è 3 anni che viene qua, 3 anni che ci ha fatto vedere un sacco di patacate e non ci ha mai detto certo che voi avete, a Sant'Arcangelo avete il problema che vi manca l'attacco. E questo è molto brutto, perché prima io, ecco, vorrei proprio dire questo, che prima di... No, l'attac deve essere cambiata. No, c'è, ma deve essere cambiata. E lo sa. Ed è un problema grosso. Senza l'attac io penso che l'ospedale di Sant'Arcangelo venga ulteriormente minimizzato. E quindi, non vorrei essere polemico, ma qua, in questo consiglio comunale, si sono viste spese di tutti i generi. No, ricordo una spesa fatta pochi anni fa, 2 anni fa, e quando già c'era il problema dell'attac, di spendere 200.000 euro per la messa in sicurezza del cimitero di Sant'Ermete, no? Probabilmente era 200.000 euro, diciamo, per mettere in sicurezza un piccolo cimitero che è grande come questa sala, probabilmente era un debito contratto in campagna elettorale con gli elettori. E quindi, ecco, io mi chiedo, se si sono trovati 200.000 euro per spendere per dei poveri defunti, c'erano 6 salme, per i vivi non si riesce a trovare una somma, almeno la metà, basterebbero 100.000 euro per dotare l'ospedale di Sant'Arcangelo della nuova TAC. Abbiamo visto, devo dire, questa sera, gli altri anni mi ha scandalizzato il fatto che siete venuti qui, ci avete fatto vedere la sbarra che si alzava e ci avete fatto vedere com'era bella l'insegna e i parcheggi, no? Tanto per dire com'era importante l'ospedale di Sant'Arcangelo. Adesso questa sera ci avete fatto vedere la casa colonica. Io quella casa colonica la conosco benissimo. Sembra che dentro, ci avete fatto vedere un progetto che sembra che quella casa sia 4 volte più grande di quello che in realtà è. A parte che avete rovinato una casa colonica, bellissima, dotando di quella struttura dietro con quell'ascensore orrendo che avete messo. Ma io mi chiedo se voi siete in grado di razionalizzare le spese quando si tratta, vero, specialmente nel vostro ambito della sanità. Mi sembra che veramente voi buttate i soldi al vento, voi ancora una volta, come i nostri amministratori locali, dico, spendono i soldi per il superfluo e non spendono i soldi per le necessità. Quindi, se fate questo favore di non tornare più qui, tornate dopo che ci avete dotato, che l'ospedale Sant'Arcangelo sarà dotato della TAC. Grazie. Io sono nato in questa provincia, abito in questa provincia, conosco, come ho citato l'altra sera, i problemi di ognuno degli ospedali di questa provincia, conosco il 90% personalmente dei 4.300 dipendenti, e non è una captatio benevolentia, di tutta l'azienda. Una delle politiche forti è stata intrecciare il rapporto con le forze buone, positive, istituzionali e private del territorio. La TAC che voi adesso state donando con il contributo, e ci mancherebbe altro che non rispettiamo il contributo dei cittadini, ce l'hanno donata tutte le città sedi di ospedale. E non lo dico per minimizzare, lo dico per essere orgogliosi di questa cosa tutti quanti. Se noi ragionassimo in termini provocatori, Cattolica, con tutto quello che ci hanno donato oltre la TAC, dovremmo farne di Cattolica la Mayo Clinic. Non può essere questo il modo di ragionare. Non va bene. Ma non per venire a meno di rispetto, perché non va bene e basta. Non sono questi i parametri per valutare l'evoluzione di una cosa così importante come la sanità. Vi prego, abbiate rispetto di queste persone. Fate in modo che l'ospedale Franchini non... Che lei, Tonini, non venisse più qua. Lei non deve... No. Lei è il terzo anno che viene qua, ci viene qua a prendere in giro.